那其实呢，中国各领域的这样一个发展啊，也带动了中国文化走向世界。今天的中国世界说，就带大家认识三位对中国文化深深痴迷的外国朋友。My wife, Li Xiaoxia, met her and got more closely connected with China. Me enamoré de China, me enamoré de las personas, de los chinos. Ma anche a dare qualche piccolo, modesto, aiuto comunque alla comunità cinese. My education leads me there. My philosophical readings are leading more to Lao Tzu and Confucius. Someone's intelligent, they would like it. Very learned. That the two countries, that the United States and China, are the two largest countries on the face of the earth right now. We have a responsibility. We have to be careful. We have to take care of each other. Celebramos todas las fiestas tradicionales de China, como es el festival de primavera, el festival de medio otoño. Cantamos o realizamos actividades como caligrafía, recorte del papel. Estoy muy contenta con mi trabajo. Me enamoré de China, me enamoré de las personas, de los chinos. Chino, de mis profesores que dejaron en mí una influencia tan grande que decidí con mi vida convertirme en profesora después. Apprezzo in particolare alcuni aspetti della cultura cinese, per esempio la poesia. Sono veramente molto appassionato della poesia cinese che si chiama, se non ricordo male, Jue Ji, cioè molto con pochi versi. Mi pare Se Ji Wu Yan si chiama. Perché mi piace? Perché con pochissime cose, cose molto poche, significato molto grande. Questo è un aspetto della cultura cinese che mi piace molto, che c'è anche nella pittura, per esempio. Basta un piccolo tratto per indicare tante cose. I'm 73 and I asked Linda if I should learn Mandarin. And she said that she would tell me everything I needed to know. But I should learn it. I should learn it. Sto aspettando un'università cinese che apra una facoltà cinese a Milano. Sto aspettando perché certamente anche se non sono giovane, però mi iscriverei. Bueno, este año planeo continuar estudiando chino e planeo continuar difundiendo el idioma chino